Angela, su, andiamocene a fare una bella corsa con la macchina. Uffa, con queste corse. Dai, lo sai che senza te non mi diverto in questa città di merda. Non ho voglia di divertire nessuno, arrangiatevi. Dai, non farti pregare, su. No, sono stanca, voglio proprio dormire. Bugiarda, cos'è? Aspetti che torni tuo marito? No, sono ancora disabitata come al solito. Oh, ho capito. Beh, noi allora andiamo. In marcia. Dai Paolo, tu che sei tutto di motori e niente di donne. Erminia, tu che cosa fai? Come? Vieni con noi? Posso andare? Certo, vai. Mi raccomando, fate i bravi. Ciao Paolo. Ciao. E a me rimane soltanto la televisione. E tu Giacomo? No, io vedo la televisione di Angela. Quando torna Erminia? Ma non so, tra qualche giorno. Oggi la guardavo, mentre rincorreva i miei vitelli, spaventandoli. Ah, Erminia è una ragazza fortunata, lei è così energico. Su, non esageriamo, sono solo un campagnolo. Erminia invece... Erminia è troppo giovane per apprezzare certe cose. Io ho sempre desiderato di avere un uomo forte come lei. Ma perché non ha sposato me, Antonio? Sì, brava, così saremmo stati in due a comandare. Beh, me ne vado. Si è fatto tardi. Io non sono delicato con le donne, sai. È quello che... Sei innamorato di Angela? Sì. Non so... A volte penso di odiarla. L'avevo comprato per Angela. Ma non trovo mai il momento per darglielo. E poi lei non l'ascolterebbe mai. Lo vuoi? Perché, Paolo? Mi piacerebbe che lo tenessi tu. Prendimi. Prendimi come prendevi quelle bacchette. No, non erano bacchette. Avevano i coglioni. Cacciò tutti quelli che vendevano e compravano nel primo cortile. Rovesciò i tavoli dei cambiamonete e i seggi dei venditori di colombe dicendo loro: sta scritto. La mia casa sarà chiamata casa di preghiera. Ma voi ne avete fatto una spelonca di ladri!